Visto che hai fatto tanto per Avalar, rinunciando anche alle tue preziose vacanze. Ci dai un po' di patata. Ciao a tutti da Saridor e bentornati su Spyro Riptos Rage. In questo episodio ci affronteremo Gulp, uno degli scagnozzi di Ripto. Ci picchieremo, gliele daremo di santa ragione, ma anche lui un pochettino qualche schiaffetto ce lo dà. Ma non aggiungo altro, buona visione. Spyruccio caro, ma ciao, come stai? Allora, stavo per... Sì, esatto, proprio quello lì. Stavo per fare la intro, stavo per uscire fuori e sono partito di corsa con... Sparks, non è che sia bellissimo il tuo culo, eh? E dicevo, stavo per uscire di fuori per fare la intro come al solito. Ho fatto la corsa, ho dato una testata nel muro e guarda un po' cosa abbiamo trovato. Sparo, lo so che sono rompiballe, ma cosa ci vuoi fare? Lasciami parlare un attimo e poi andiamo a raccattare tutto. Ok, recuperiamo tutta sta roba qua. Voglio dire, ci manca pochissimo, eh? Cioè, proprio poco ci manca. A voglia. Siamo tipo al 20%, guarda qua! Guarda qua roba! E ce la lasciavamo tutta, sta qua! Ok, allora, qua dovremmo aver preso tutto! Dove ci spedisce? Ah! Sul cucuzzolo! Ok! Onesto! Ah, da qua si può vedere! Da qua si vedono cose! Attenzione! Guardiamo un po' tutto dall'alto, magari vediamo qualcosa, non lo so! Diamo una sciola di niente. Ok, lascia un altro diamante. Riusciremo a prenderlo? Secondo me no. Proviamo. No, non ce la faremo mai? Non ce la faremo tipo mai? Ci stiamo avvicinando tantissimo? Ce la facciamo? Dai che ce la facciamo! E vai grande! Anche questi li abbiamo presi, ottimo! Gioco, so che sei bastardo, ma non sapevo fino a questo punto. Ok, allora, fin qua ci siamo arrivati. Mo dove... Vabbè, mi dirai, per qua saranno. Qua non ci siamo ancora stati. Guarda un po' qua cosa c'è. Ta-tan! 400 su 400. Ottimo, abbiamo trovato tutto. No, non abbiamo trovato tutto, a dire la verità. Ci manca ancora qualcosa. Già. E non so cosa. Allora, a meno che non sia la sfida con Gulp? Non lo so. Ben fatto, Spyro. Ora che hai tutti e 14 talismani, usala. Ok, siamo pronti? No, a dire la verità no. Ma entriamo. Dovrai saltare nel buco del pavimento per raggiungere il posto in cui Ripto e Gulp ti aspettano. Che culo. Io posso aiutarti. Ho addomesticato degli pterodattili di desolazione. Ah, ok. Lasceranno cadere degli oggetti che potrai usare contro Gulp. Ah, interessante. Speriamo bene. Secondo me finirà malissimo, sì. Oh, eccoci arrivati. Salve, fenomeni. Ti meriti un premio speciale. Cosa? Uno schiaffo da Spyro. Che cosa c'è? Niente. Oh, la fata. Ecco qua. La fata ma... Oh, culo arrostito. A posto siamo. Perfetto. Hai bruciato il mantello. No, ti ho bruciato il culo. Drago, stai cominciando davvero a darmi sui nervi. Sapessi tu invece. E addio, sputafiamme. Addio, Ripto. È ora di pranzo. No, perfetto. Facciamo una grigliatina, non lo so io. Una grigliatina in amicizia, una birretta. Gulp, finiscilo e ti darò tutte le fate che riesci. Ok. A bastardo. Come sai, porco? No, ok, abbiamo capito come fare? No, non abbiamo capito come fare. Oh, Gulp, non è il caso, eh. Non è il caso. Oltretutto c'è un'inquadratura veramente di merda che non si capisce un cazzo. Ragazzi, mi lasciate qualcosa? Grazie, eh. Ok, il pollo, piglia il pollo. Che il pollo è vita. Eccoli. Dicevo che il pollo era vita. Così? Direi di sì. Aia. Spero non siete per nulla utili. E pollo! Il pollo! Piglia pollo! Piglia pollo! Piglia pollo! Porca Eva. Vabbè, qualcosa abbiamo combinato? Qualcosa dovremmo aver combinato. Ragazzi, mi date una manina? Siamo messi male? Siamo messi malissimo? Ah, oh, guarda, qua c'è un razzetto.
Iniziamo un razzetto. Qua c'è anche pollo, che è molto interessante. Gioco. Aia. Ah, così. Vabbè, allora. Au. Bastard. No. No. Pyro, siamo messi malissimo. Lo sai, vero? Sì che lo sai. Terra, se vi muoveste, mi fareste un grosso regalo. Grazie. Sì, ma a quanto pare loro regali non fanno. Vediamo se gli... Oh, gli è scoppiato sul muro. Ah, bastardo. È vero, ogni volta che salta il porco... Porca Eva. Distrugge tutto quello che c'è. Ragazzi, veloci. Merda, un mattardo porco. E te, pigliatela. No, 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 no. Ah, porco. Ha preso la cosa. Eh sì. Pollo, grazie. Cosa sta facendo? Ah, adesso spara di nuovo. Ok, va bene. Polletto. Grazie, Porca Eva. No, no, no. Ho detto no. E se ti dico no, è no. L'abbiamo mancato tantissimo, sì. Piglialo. Correre, Spyro. Porca Eva. Come siamo messi? Non siamo messi malissimo. Basta, ecco, ho parlato. Gulp, ti ho mai detto che ti odio? Credo di sì. Credo di averglielo già detto tipo 12 volte. No. No. Arca Eva per prendere la cosa. Crepi? Tardo. Maledetto. Un pollo ce l'abbiamo, grazie. Ragazzi! Un polletto voglio. Datemi la gallina. Dammi la gallina, dammi la gallina. Dov'è, dov'è, dov'è? Fai così e pigliatela. Sì, certo, certo. Au! Come siamo messi? Male! Siamo messi tanto male. Siamo messi tanto male. Porca Eva. Ragazzi, polletto. Ho bisogno di un pollo. Ho bisogno di un pollo. Ho bisogno di un pollo. E adesso arrivo da te, sai. Aia. Guardalo che corre. Guardalo che arriva. Volevi. Mamma mia, sta diventando... Ah, abbiamo ancora da dargli due botte, ok. Bastardo porco. Il pollo. Piglia pollo. Piglia pollo. E prendiamo dopo pollo. Dov'è pollo? Salvi? Ma... Piglia pollo. Ma porca... Ma vaffanculo. Ce n'è un'altra qua. Eh sì, è certo. Placati. Gli è tempo questo. Aia. Addio. Con la gola secca. Coraggio, dai. Ci manca un colpo, ci manca un colpo. Eccolo lì, l'ovetto, eccolo lì. Ari, dai. Vediamo un po' se riusciamo a fare qualcosa. Io dico di... Sì. Io dico che qualcosa riusciamo a fare. KO tecnico. Ciao Gulp. Oh, poverino. Addio. Il libro dei draghi. Che l'abbiamo fatta. Mamma mia, ma è stato tremendo. Spyro, sei riuscito. Wow. Che culo. Ora, da dove sbuca? Sapessi. Ero davanti al castello nelle pianure d'autunno. Il castello di nuovo. Dio, meno male. Non c'è traccia. Ma tanto torna. E da quando tu sei qui, le creature di Avalar vanno finalmente d'accordo. Ah, prima litigavano. Visto che hai fatto tanto per Avalar, rinunciando anche alle tue preziose vacanze, ci dai un po' di patata. Ci tenevamo a fare qualcosa di carino per te. Tanta patata. Molto, ma ti piacerà? Vabbè, dai. Wow, è fantastico. Non ti unisci? Guardalo come ci prova. Mi piacerebbe, ma vado dal professore nella tundra d'inverno. Eccolo. Sta lavorando al super portale per rimandarti a casa. Interessante. Sembra interessante. Eccoli. Ciao, Spyro, addio, Io penso che resterò qui a prendere il sole per un po'. Che come cazzo fai a addormentarti così velocemente? Lo sei solo tu, Ecco, si è svegliato. Ehi, dov'è finita Ilora? Devo seguirla. Seguila. Segui l'odore della patata.
Oh ragazzi, salve, buongiorno, eccoci. Penso di aver scoperto come accedere al mondo dei draghi dal super portale. Immagino. Questo cristallo del potere dovrebbe darci la carica utile. Ah. Ancora qualche calcolo per impostarlo? E finirà in casino. Dovrei esserci. Perfetto. Adesso è tutto pronto. Ok, Hunter, leva le zampe da lì, va. Ci altre sfere, ma col cristallo del potere il super portale dovrebbe funzionare. Ok. Figurati. Hunter, fai qualcosa. Eccoli. Tu pensavi di esserti liberato di me? Speravamo. Temo che non sia così. Mai una gioia. Ho convinto quell'orso grasso riccone a vendermi delle bombe. Eccoli, sapevo. Questo, il cristallo del potere. Non provarci, secchione. Oh, diventerai un furbo mucchietto di cielo. Che paura. È proprio ciò che mi serve per un nuovo scettro. Perfetto. Hunter, fa qualcosa, presto. Sì, figurati. Ehi, ridammelo. Sì, guarda che ti dà retta. Ci ho provato. Mica, non ti affaticare troppo. Piccoli sciocchi, dopo che vi avrò distrutti con il mio nuovo scettro, ribattezzerò questo posto Riptonia. Wow. Hunter, sei veramente utilissimo. Eccolo lì. Perfetto. È arrivato anche il pagliaccione. Ah, perfetto, e ricominciamo tutto da capo. Dove siamo stavolta? Ciao, Elora. Ripto è ancora vivo e ci ha chiusi fuori dal castello. E c'è di peggio. Ha rubato il cristallo che serve per il super portale. Perfetto! Non potevamo chiedere di meglio. Allora, guardiamoci un pochettino intorno, prima. Dai! Non male come zona, non male come zona. Carina. Bello, bello, bello. Ah, lì ci sono i due portali per tornare agli altri mondi. Là c'è il pagliaccio. Qua abbiamo Sparks che saluta. Perfetto. Ok. Spero. Sembra una zona molto, molto interessante. Che dici? Sì, c'è freddo. Te sei beccato il raffreddore. Perfetto. Vabbè, dai, andiamo su. Ok, per ora fermiamoci qui. Abbiamo sconfitto lo scagnozzo di Ripto. Siamo riusciti a trovare tutte le gemme di questo mondo e stiamo per affrontare il prossimo. Suppongo che anche questo sarà molto, molto divertente. E ricco di porchi, io la butto lì. Anticipo già le cose. Comunque, se il video vi è piaciuto, mettete like, condividete, iscrivetevi al canale, fate un po' cazzo che volete, tanto ormai lo sapete. E noi, se vorrete, ci vedremo in un prossimo episodio. E ciao!